Sei un 500 lover, ma lo spazio della 500 classica non ti basta? Nessun problema, Fiat ha pensato a te con 500X, un crossover compatto con tutto lo spazio per le tue passioni. Guardiamo insieme questa versione Cross 4x4 e scopriamo come si è rinnovata puntando tutto sulla qualità e sul comfort. Iniziamo dall'esterno. Il frontale è caratterizzato dalla mascherina a baffo tipica di 500. Le linee rispettano nel possibile le proporzioni dell'antenata, ma sono più bombate e la posizione è un po' più rialzata. Passiamo al laterale, è lunga 4,25 m. I cerchi sono in lega da 17 pollici e la silhouette è massiccia ma non aggressiva. Il tetto è stondato e i montanti centrali sono in nero lucido. Passiamo al posteriore, il paraurti è alto e imponente. Le luci sono grandi e dalla forma accattivante ed è riportato il simbolo del 4x4. Apriamo il bagagliaio da 350 litri. Il fondo è regolare e posizionabile su due livelli. E abbattendo i sedili posteriori si può arrivare a 1000 litri di capienza. Saliamo a bordo posteriormente senza difficoltà di altezze o ampiezza di aperture. La seduta è confortevole e c'è spazio sia davanti alle ginocchia che sopra la testa. I sedili anteriori sono dotati di rete portaoggetti e troviamo anche gli attacchi Isofix. Passiamo ai sedili anteriori e il livello di qualità è davvero premium, lo possiamo vedere dai particolari. Plastiche morbide sulla plancia. Volante rivestito in pelle davvero liscio al tatto e imbottitura sul poggiabraccio delle portiere. Anche a livello di praticità non è da meno, con numerosi vani portaoggetti, a partire dal tunnel centrale con ben 3 vani portaoggetti e 2 li troviamo davanti al sedile del passeggero. I sedili, oltre che ampi e comodi, sono anche molto ergonomici. Passiamo alla tecnologia a bordo. Al centro della plancia troviamo lo schermo touch da 5 pollici con sistema Uconnect, dal quale è possibile gestire la radio, i media, le info di viaggio e la connessione allo smartphone grazie al Bluetooth. Sul quadro strumenti avrete sempre visibile la media dei consumi. I tasti al volante sono davvero comodi e ben pensati, infatti potete gestire le chiamate, il comando vocale e il cruise control dai tasti sul davanti. In ultimo torniamo al tunnel centrale e scopriamo il selettore di guida, che permette di scegliere l'assetto migliore in base al tipo di terreno che affronteremo. È possibile scegliere tra Normal, Sport e Traction. Siete curiosi di conoscere i consumi? Fa 12,9 km al litro in urbano e 12,7 in extraurbano. Qualità premium e linee non convenzionali tutte racchiuse in un crossover. Clicca il link in descrizione per scoprire tutti gli allestimenti e non dimenticarti di seguirci sui social, attivando la campanellina sul nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri ultimi video.